Salve a tutti e benvenuti a un nuovo appuntamento settimanale con 7x1, il rotocalco di Melito TV sul canale 817 del digitale terrestre. Appuntamento ancora una volta ricco ed intenso di servizi per quanto riguarda la provincia reggina e partiamo con una intervista in esclusiva per noi. Con la troupe di Melito TV siamo stati a Paola e abbiamo intervistato un referente dell'ufficio stampa del santuario di San Francesco, perché come ben sapete, pubblico da casa, questo è l'anno straordinario del giubileo della misericordia. In occasione del 600° anniversario della morte di San Francesco da Paola, tanti sono i festeggiamenti. Per il rotocalco 7x1 di Melito TV siamo davanti a quello che è il santuario per eccellenza probabilmente della calabresità e della cristianità. Per il giubileo della misericordia, al nostro pubblico di 7x1, perché venire qui a Paola? Per pregare il santo e poi per che cosa? Allora, come sappiamo che Papa Francesco ha istituito l'anno della misericordia e in questo giubileo particolare ha dato la possibilità anche a ogni diocesi di scegliere alcuni santuari, alcuni luoghi principali, ecco, di fede, per poter aprire anche la porta santa, la porta che si può e si deve, ecco, si può attraversare per ricevere, per accogliere l'indulgenza plenaria. E per poter vivere, ecco, bene quest'anno di misericordia, per approfondire che cos'è la misericordia, perché è importante nella vita del cristiano. E la misericordia è importante nella vita del cristiano perché così noi possiamo sperimentare, ecco, che il Signore è vicino a noi, che anche noi siamo chiamati ad essere vicini ai nostri fratelli. Infatti la frase principale dell'anno della misericordia è diventare misericordiosi come il Padre. E noi qui al santuario quest'anno celebriamo anche il 600° anniversario della nascita di San Francesco. E San Francesco ci chiama insieme, ecco, come tutti i santi, anche insieme con Papa Francesco, sia a diventare misericordiosi come il nostro Padre è misericordioso, ma anche proprio tornare da questo Padre, tornare alla misericordia, perché Dio ci aspetta a braccia aperte. Qui le persone che vengono, i pellegrini che vengono, sicuramente possono trovare che il dono della confessione, no? Possono sperimentare la misericordia nel sacramento della confessione, possono, ecco, rivivere i luoghi e anche un po' gli spazi, anche possono capire e gustare la spiritualità di San Francesco, quella spiritualità che è spiritualità dell'essenziale, della povertà e delle cose semplici. E dal santuario di San Francesco da Paola ci trasferiamo a Reggio Calabria, ed esattamente al planetario provinciale Pitagoras, dove abbiamo incontrato Sebastiano Stranges, ricercatore, che ha appunto parlato degli armeni in Calabria. Gli armeni in Calabria è stato il tema della conferenza svolta nei giorni scorsi a Reggio Calabria presso il planetario provinciale Pitagoras. Il numeroso pubblico è stato accolto dalla responsabile dell'osservatorio astronomico, la dottoressa Angela Misiano, presente al convegno il presidente della Proloco, Carmine Verducci, che ha illustrato le attività culturali in corso della Proloco. Subito dopo è seguita la lezione magistralis dell'ispettore onorario del Ministero per i beni e le attività culturali e ricercatore storico-archeologico Sebastiano Stranges, che ha evidenziato la bellezza storica della popolazione armena in Calabria, documentata attraverso la proiezione di un video a cura di Carmine Verducci. Stranges ha spiegato come esistano delle testimonianze evidenti della presenza armena nel nostro territorio e sono riconducibili alle grotte situate sotto il castello del borgo di Brancaleone, con particolare riferimento alla chiesa rupestre con al centro l'albero della vita. E ha dichiarato che l'area che interessa la popolazione armena inizia da Bova fino ad arrivare a Bruzzano, località Motticella, in prossimità del castello, e altre grotte collocate tra Ferruzzano e Casignana. Una storia affascinante quella degli armeni, che porta la Calabria agli antichi splendori insieme alla provincia di Reggio, capitale mondiale del mondo cristiano, terra di storia, cultura, che fu protagonista degli eventi appartenenti al mondo bizantino.
E ancora per noi di Melito TV, canale 817, Telebova Marina e Telemelito, abbiamo incontrato con Domenico Salvatore il nuovo sindaco di Rogudi, Pierpaolo Zavettieri. Elezioni amministrative 2016, si è votato anche a Rogudi, è stato eletto Uno Ettrino, l'ex consigliere provinciale, ha fatto il pieno anche a Bova, neo sindaco di Rogudi, appunto il professore Pierpaolo Zavettieri. Grazie della presentazione, anche esagerata. Uno Ettrino prevede tre figure, l'ho avuta solo per un istante anche da consigliere provinciale, però una è già alle porte, quindi quella dell'esperienza della provincia, che non rimpiango. Esperienza vera in cui mi sono formato, perché le esperienze precedenti erano limitate a esperienze indirette, diciamo, di mio padre, di mio zio, e una piccola esperienza, una parentesi di 2 anni da consigliere comunale di opposizione. E le altre due rimangono ancora per qualche ora, perché sabato mattina rassegnerò le dimissioni da consigliere comunale a Bova, perché sarei incompatibile. Chiaramente non è una questione di affetto maggiore per Rogudi, io sono innamorato sia di Rogudi che di Bova, paese in cui ho insegnato per 10 anni e paese in cui ha vissuto mio padre una volta che mio nonno da Rogudi si trasferì presso le campagne, i campi di Bova. Questa per dire le mie origini, ma mi dimetterò perché dimettendomi da Rogudi farei, diciamo, cadere l'amministrazione, quindi non sarebbe perdonabile un gesto politicamente in questi termini, mentre a Bova ci sarà una surroga, il primo dei non eletti, e io ovviamente mantengo moralmente la consigliatura a Bova, nel senso che starò vicino, come lo sono stato del resto nel corso del mio mandato provinciale, o spero comunque di averlo fatto. Il mandato di Rogudi inizia, spero, sotto una buona stella, perché comunque è un comune su cui si può investire tanto dal punto di vista logistico, perché è un comune che è baricentrico rispetto all'area grecanica, non tanto considerando i due estremi Staiti, Brancaleone e Montebello, perché altrimenti sarebbe un po' decentrato, ma quanto considerando la montagna e il mare, perché appunto è sito sulla statale 106 e logisticamente il più raggiungibile, il più comodo, il più fruibile di tutti gli altri. Quindi il mio obiettivo, insieme agli altri, quello appunto di dare servizi al cittadino, ciò che abbiamo scritto nel programma, le minoranze linguistiche, diciamo, puntare a un contributo turistico per il comune, le attività commerciali, ciò che si può fare lo metteremo tutto sul tappeto, perché noi ci dedicheremo anima e cuore, è una squadra motivata, io certamente sono motivato come azione politica, perché ho fatto di questo quasi la mia ragione di vita. E pertanto, diciamo, oltre a questi obiettivi, diciamo, un obiettivo alto potrebbe essere quello di individuare Rogudi come centro dei servizi dell'area grecanica. Centro servizi dell'area grecanica significa, per esempio, per la convegnistica dell'area grecanica, puntare su un luogo facilmente raggiungibile dalla Piana, dall'Alto Ioni, eccetera, perché sulla statale 106 è più vicino a Reggio di tanti altri centri e quindi individuabile facilmente, e ha delle strutture, grazie ai piani regionali, i POR precedenti, i PISL più recenti ancora, ha delle strutture fruibili e anche ben fatte, alcune ben fatte, altre che vanno recuperate, e sono scatoloni grandissimi da riempire di contenuti che cercheremo di dare nel corso di questo mandato, appunto con l'obiettivo di creare di Rogudi quella villetta dell'area grecanica che possa fungere da centro servizi. Per fare ciò necessita quell'azione primaria che, ripeto, sono i servizi al cittadino, all'interno dei quali rientra anche l'igiene e la pulizia del paese, delle strade e del verde pubblico. Verde pubblico che, dicevo in altre occasioni, è appunto in proporzioni enormi rispetto a altri comuni dove c'è un eccesso di costruzioni e quindi rimangono piccoli spazi verdi da curare. In questo caso, nel nostro caso, c'è una proporzione buona, più vantaggiosa dal punto di vista dell'ossigenazione appunto dell'aria, e
E però, come dire, curare degli spazi verdi ampi significa investire economicamente oppure prendersi responsabilità maggiori. Cercheremo di farlo sperando di recuperare le risorse necessarie e che queste risorse poi non vengano solamente sprecate o siano un'azione fine a se stessa, ma che abbiano un ritorno, per esempio con l'utilizzo di queste aree verdi, per esempio facendole utilizzare a terzi che magari hanno esigenze che sono molto, che siano comunque compatibili con quelle del territorio, per esempio attività ludiche, per esempio attività di promozione del territorio che appunto necessitano dell'igiene e della pulizia e quindi possano essere a carico di soggetti terzi, magari privati in convenzione col comune, che danno il beneficio di mantenere la comunità sempre, diciamo, fresca, pronta, pulita e fruibile anche per gli altri scopi. Diceva George Moustaki, con questa faccia da straniero sono soltanto un uomo vero, anche se a voi non sembrerà. Vabbè, è bella questa come frase, però io non mi sento straniero, al massimo sono un indigeno di ritorno, nel senso che mio nonno era di Rogudi. Rogudi è un comune ancora amorfo, Rogudi nuovo chiaramente, perché Rogudi vecchio ha una grande caratterizzazione sia storica sia appunto della popolazione indigena, però purtroppo a seguito dell'alluvione del 71 e anche con la definizione di zona a rischio sismico R4 è stato per forza di cose abbandonato. Rogudi nuovo appunto un comune amorfo perché diventa uno scambio osmotico con Melito Porto Salvo in quanto è all'interno o comunque quel territorio ritagliato era territorio di Melito Porto Salvo, per cui ci sono molti cittadini di Melito, Montebello eccetera che risiedono per praticità in quell'area e molti di Rogudi, moltissimi che si sono trasferiti a Melito nei tempi dell'alluvione, quando ancora nella fase di costruzione del nuovo paese dal 71 all'89 circa, diciamo 89 la consegna delle case, e hanno dovuto obbligatoriamente trovare rifugio negli altri paesi, Bova Marina, Condofuri, soprattutto Melito appunto, e pertanto poi ci sono rimasti e magari la casa l'hanno utilizzata come seconda casa. Pertanto noi dobbiamo rivitalizzare un comune che, ripeto, ancora non assume una sua morfologia precisa dal punto di vista delle vie, delle situazioni economiche, quindi delle imprese, della ospitalità rispetto a, non che i cittadini rogudi non siano ospitali, tutt'altro, dell'ospitalità nel senso di ciò che può offrire l'ospitalità. Pertanto io sentirmi straniero non mi sento, gli ex sindaci, il precedente, quello precedente ancora, erano originari di Rogudi, magari più recenti rispetto a me, perché i loro genitori, non i loro nonni, erano a Rogudi e poi sono andati via con l'alluvione, però erano residenti a Melito. Il popolo sovrano ha deciso un suffragio quasi bulgaro, che sfiora il 70%, il popolo libero, il popolo sovrano ha deciso Zavettieri sindaco. È un riconoscimento per cui diciamo, a superare questa etichetta che mi hanno per non avere altri argomenti, perché l'opposizione non ha mai parlato di contenuti in questa campagna elettorale, ha detto solo io voto rogudese, voto rogudese, io voto rogudese, io evidentemente sono rogudese. Non mi sono dichiarato tale alla proclamazione del seggio, non mi dichiarerò ancora oggi, ma mi sto impegnando a diventare cittadino rogudese. Lo farò con tutto ciò che concerne essere cittadini rogudesi, a partire dall'impegno sulla mia cittadina. Questo è quanto diciamo da dire, aggiungendo che come messaggio, come appello all'opposizione, che spero attui un'azione di condivisione, laddove va fatta la condivisione, e di pungolo o di opposizione anche dura laddove vada fatta. Oggi non siamo in questi termini, c'è un augurio iniziale, in questo augurio iniziale Mario Maesano, che è il rappresentante principale dell'opposizione, ha subito dichiarato che sposterà, se non lo ha già fatto, il circolo Palea Genea, da lui tenuto aperto per tanti anni a Rogudi, a Melito Porto Salvo, come a non accettare un risultato democratico e del responso elettorale. E anche quando fosse questo, cioè a non accettare democraticamente il risultato, sbaglia comunque, perché se chiama me straniero che vengo a lavorare per Rogudi, lui deve continuare anche diciamo in modo in netta opposizione all'amministrazione,
privatamente, per l'associazione privata che ha, se ci tiene a Rogoli deve continuare a lavorare a Rogoli, se non lo fa sbaglia e dà degli strumenti a noi per difenderci qualora compiamo degli scivoloni durante il percorso amministrativo, cioè, nel senso che possiamo dire non è credibile l'opposizione. Il seminario teologico regionale San Pio X di Catanzaro ha ospitato l'inaugurazione della nuova tela della Madonna del Buon Consiglio, un'operazione artistico-culturale che vede impegnati i giovani seminaristi del seminario pontificio e l'artista, la professoressa Marisa Scicchitano. È stata presentata la tela pittorica Madonna del Buon Consiglio, realizzata nell'ambito del corso di educazione all'arte e alla pittura, tenuto dalla professoressa ed artista Marisa Scicchitano, all'interno del Pontificio Seminario Teologico Regionale Pio X di Catanzaro. Un incontro a cui hanno preso parte gli studenti seminaristi che hanno aderito a tale realizzazione. Circa un anno di lavoro, promosso e sostenuto dal rettore Monsignor Vincenzo Scaturchio, che ha così dichiarato ai nostri microfoni. Ecco, siamo veramente felici in questa occasione di inaugurazione di questa mostra che i nostri ragazzi hanno realizzato con l'aiuto della professoressa dell'artista Marisa Scicchitano, una serie di opere piccole nelle loro dimensioni ma molto profonde nel messaggio, oltre chiaramente all'opera principale che rappresenta la Mater Boni Consili. E siamo lieti perché così abbiamo dato l'opportunità ai nostri ragazzi di compiere un percorso artistico che li ha aiutati ad andare un po' più dentro di sé e poter esprimere attraverso l'arte quella bellezza tipica che il mistero di Dio ci ha consegnato con l'incarnazione del suo figlio. Sempre quando ci troviamo di fronte a queste opere rimaniamo stupiti per la profondità e l'acutezza con cui i ragazzi riescono a leggere il mistero di Dio e poi a trasferirlo in queste loro opere. Il nostro seminario da sempre si è preoccupato di dare appunto anche questo risvolto della formazione necessario per un cammino verso il sacerdozio, perché il presbitero è un portatore della bellezza ai nostri fratelli che stanno nel mondo, quindi incoraggiarli a camminare su questa via. Grazie a tutti coloro che si sono adoperati per questa realizzazione. L'importante centro religioso della Regione Calabria arricchisce così i suoi beni artistici esposti all'interno delle sue eclettiche sale. Il critico d'arte Giuseppe Livoti, soffermandosi nel momento inaugurale sul ruolo dell'iconografia mariana, ha espresso come nell'arte sacra conta non solo l'indirizzo didattico e devozionale, ma l'attenzione ai segni dei tempi, facendo primeggiare la liturgia, il rapporto tra visibile ed invisibile, e in questo caso la tela esprime l'umanizzazione della parola di Dio, rendendo nell'ottica della fede lo studio teologico con l'animazione pastorale tramite tela e colore. La stessa artista Scicchitano, che ha seguito i lavori di realizzazione, ha così commentato insieme ad un giovane seminarista, Lucio Cigliotti. Ovviamente assieme ai ragazzi del seminario, che è come gli anni precedenti, ormai è già da 3 anni che facciamo questa attività che rappresenta l'arte praticamente, e quest'anno abbiamo realizzato quest'opera abbastanza molto interessante, perché è stata un'opera collettiva e si sono prodigati molto i ragazzi, abbiamo realizzato l'opera che rappresenta la Madonna col bambino ed è tratta da una delle opere più importanti dell'Artemisio Gentileschi, ovviamente rivista in chiave più contemporanea. Infatti la parte centrale della Madonna rappresenta dei raggi che partono dalla parte centrale e si diffondono poi per tutta l'opera. Questi pannelli sono stati realizzati per la maggior parte dai ragazzi e devo dire che sono stati molto bravi, si sono prodigati, ognuno di loro l'ha rappresentata con il proprio metodo, la propria tecnica. Alcuni hanno utilizzato anche della sabbia, e quindi cioè, nell'opera c'è anche della tecnica mista oltre ai pannelli che vengono fuori rendendo l'opera in 3D praticamente, in 3 dimensioni, vediamo delle immagini che vengono fuori proprio da questa opera.
perché è proprio ancora contemporaneo il discorso della violenza sulle donne. Appunto l'Artemisia Gentileschi, artista del Seicento, è stata la prima donna che riuscì a ribellarsi alle violenze subite, subendo quindi anche un processo, ma che tutto questo però gli ha dato la nomea, diciamo, di donna di facili costumi, eccetera. E quindi è un tema che ancora oggi va vissuto, quindi è bene ricordare questa cosa che è molto sentita ancora oggi. Parlo a nome mio e di tutti gli artisti che hanno appunto realizzato questa mostra collettiva. Oltre alle opere personali abbiamo realizzato due opere collettive, appunto l'opera della Madre Buoni Consigli, questa Madonna col Bambino, è un'altra opera dal nome Killer Art, che vuole essere un'opera provocativa, appunto, che ci chiama a porci delle domande di senso. Questa opera appunto ci pone davanti questo squarcio che si impone su una tela bianca. All'interno di questo squarcio sono contenuti degli oggetti tipici di chi fa arte, no? di chi si esprime attraverso la pittura, attraverso l'arte. Per noi vuole essere un messaggio rivolto a noi stessi, ma anche a chi si pone davanti a quest'opera, in particolare a chi vive questa comunità. Questa opera appunto vuole invitarci a cogliere le opere fino in fondo al cuore, no? Vuole farci capire che chi dipinge sta utilizzando un pezzettino del proprio cuore su quella tela, e quindi a usare molta, molta cura nell'osservare un'opera. Il mese di giugno vede la conclusione dell'anno scolastico. Abbiamo incontrato i ragazzi e il mondo della scuola in occasione del classico concerto di fine anno scolastico. Per noi due servizi. Il primo, per quanto riguarda il concerto dell'Istituto Bolani De Amicis di Reggio Calabria, guidato dal dirigente Romeo, ed infine l'Istituto Comprensivo Nocide Pitagoras di Reggio Calabria con la sua dirigente Francesca Fedele. Si è tenuto presso la sala Monteleone del Consiglio regionale della Calabria il concerto di fine anno dell'Istituto De Amicis Bolani di Reggio Calabria, con l'esibizione del coro Doremi diretto dal maestro Enza Cuzzola e l'ensemble di chitarre diretto dal professor Massimiliano Loiacono e gli accompagnamenti al pianoforte del maestro Emanuela Marcianò. Un'occasione per chiudere l'anno scolastico in un momento di condivisione tra famiglie e giovani allievi della scuola. Ai nostri microfoni l'avvocato Ugo Massimilla, capo gabinetto del presidente del Consiglio regionale della Calabria, Nicola Irto. Ma il senso è sicuramente fa piacere ospitare a Palazzo Campanella questa scuola, fa piacere che ci omaggiano di questa presenza e complimentarsi anche di questo premio prestigioso, e ritengo che anche in queste occasioni ancora di più si può capire anche il senso delle istituzioni, aprendo, diciamo, le stanze, le nostre sale per questi avvenimenti che siamo lieti di ospitare. Ed ancora il direttore del coro Enza Cuzzola ed il dirigente scolastico dottor Giuseppe Romeo. Questa sera i ragazzi eseguiranno un repertorio articolato. Una prima parte attinge al repertorio classico e anche alla libertà. Partiamo con un canto che inneggia alla libertà ed è il canto del partigiano. Chi muore per la libertà vuole morire. Il secondo brano invece che eseguiremo appartiene al repertorio settecentesco della scuola napoletana di Niccolò Porpora ed è un Magnificat a quattro voci pari. Il terzo invece è un canto sempre appartenente alla scuola napoletana del Settecento di Giovan Battista Pergolesi, Chi disseca la femmina, tratta dall'opera Lo frate innamorato, che non è lo frate nel senso di persona appartenente al clero, ma lo frate nel vero senso della parola, è un equivoco sulla storia.
Continueremo poi con un altro brano che appartiene sempre al repertorio sacro di Giovan Battista Pergolesi, che è lo Stabat Mater con l'Amen finale, sempre a due voci. Ci sarà anche Mozart in questa nostra carrellata sulla scuola napoletana del Settecento, ed è il Dies Irae tratta dalla messa di Requiem. La seconda parte invece attinge il repertorio più per la gioia dei cuori e degli animi di coloro che amano la scuola e il canto napoletano. Noi siamo sempre più convinti che la scuola di oggi non può essere solamente un luogo al chiuso all'interno del quale il tempo viene scandito dal suono di una campanella, ma bensì uno spazio aperto da ristrutturare, da costruire quotidianamente attraverso che cosa? L'ampliamento dell'offerta formativa, l'ampliamento del progetto, attraverso che cosa? L'offerta di discipline trasversali, quali quelle che possono essere le arti, il suono, il canto, la pittura, la manipolazione, la drammatizzazione, lo sport, trasversale a tutte quelle che sono le discipline scolastiche con le quali interagiscono e conducono l'individuo, la persona che attraverso lo studio scolastico delle conoscenze possa trasformare a livello del percorso progettuale le conoscenze in competenze. Non soltanto, ma siamo sempre più convinti che il suono, il canto, la drammatizzazione, fare sport naturalmente inseriscono all'interno del quadro valoriale dell'individuo il connaturale rispetto delle regole sociali. Solo così si può continuare a formare quello che è in erba il cittadino di domani, quindi praticamente un cittadino attivo, un cittadino che possa costruire un domani migliore, un futuro migliore per tutti quanti noi. Grazie. Nei giorni scorsi si è tenuto presso l'Istituto Comprensivo Nossi de Pitagoras di Reggio Calabria, diretto dal dirigente scolastico professoressa Francesca Fedele, il concerto di fine anno Ciak si suona. All'evento hanno preso parte i ragazzi della scuola primaria e secondaria di primo grado. Nel corso della manifestazione si sono esibiti i ragazzi della sezione musicale, seguiti dal direttore maestro Antonino Laganà, coadiuvato dai docenti Maria Maddalena Lopresti, Daniele Leonardo e Anna Maria Galletti. E ogni anno i nostri concerti hanno una tematica ben precisa. Quest'anno il tema scelto è stato la musica da film, le grandi colonne sonore, le musiche dei film da Oscar o le canzoni che appunto hanno ricevuto nel tempo degli Oscar. E l'orchestra è composta dal corso indirizzo musicale, quindi è molto nutrita perché sono appunto tre classi, e quest'anno, oltre al coro della scuola, oltre agli ensemble di flauto dolce sempre della scuola Pitagoras e Nosside, diciamo, abbiamo introdotto una bella novità, un'altra forza, diciamo, che ha dato più voce alla nostra musica. Ed è stato il coro degli adulti, composto da docenti, applicati di segreteria, insomma da tutta la comunità scolastica, che è stata un'iniziativa che ha avuto molto, molto successo e ha dato anche una nota simpatica a tutto il concerto. Di questo ne parlerà appunto la direttrice del coro, la professoressa Vania Peluso. Niente, io voglio solo aggiungere questo, che l'esperienza col coro, soprattutto per gli adulti, con gli adulti è stata un'esperienza oltre che nuova, ma anche molto positiva. È stato un momento di aggregazione, un momento in cui tutti ci siamo ritrovati, ci siamo conosciuti meglio, abbiamo sorriso, ci siamo divertiti, quindi è un'esperienza che sicuramente continuerà nel tempo. L'idea della musica d'insieme permette ai ragazzi di collaborare creando un progetto comune dove ognuno riesce a dare il proprio contributo, ad essere protagonista. Nessuno prevarica sull'altro, tutti quanti concorrono ad un progetto unico, finale. E questa è un'esperienza che non solo fa crescere dal punto di vista musicale, ma soprattutto dal punto di vista umano. I ragazzi si trovano ad affrontare per la prima volta, forse nella loro vita, un'esperienza di collaborazione piena.
dove ognuno dà il proprio contributo per quello che può. E a tal proposito il nostro lavoro consiste proprio nel rendere ciascuno partecipe con le proprie potenzialità, con i propri mezzi. Nessuno si sente escluso, ma tutti concorrono allo stesso fine. E poi il corpo docente ed alunni diretti dalla professoressa Francesca Peluso e l'ensemble dei flauti dolci guidati dalle professoresse Caterina Zagarella e Silvia Sestito. Ai nostri microfoni la dirigente scolastica Francesca Fedele fa un breve consuntivo dell'anno scolastico appena trascorso. Beh, devo dire un bilancio molto positivo quest'anno per le iniziative che sono state poste in essere e per come siamo riusciti finalmente a costruire nel vero senso del termine l'istituto comprensivo. Lavoravamo fino a poco tempo fa in realtà piuttosto distinte e separate, ogni ordine di scuola sembrava che fosse un'isola a sé. Attraverso attività di continuità e di unitarietà, quali il concerto di fine anno, ma anche l'attivazione di laboratori di continuità, siamo riusciti finalmente a sentirci un vero istituto comprensivo. E attraverso anche la elaborazione e costruzione di un curriculum verticale che ha visto impegnati i docenti per almeno 2 anni scolastici. Finalmente il curriculum è continuo, dunque verticale, prendiamo i bambini a 3 anni, li seguiamo fino alla licenza media. Il concerto invece è riuscito a far dialogare meglio i docenti dei diversi ordini di scuola, il concerto dove il coro dei docenti e del personale della scuola si è esibito alla fine dell'anno scolastico insieme ai ragazzi dell'orchestra. È stata veramente una bella giornata e abbiamo avuto veramente la sensazione, la consapevolezza di essere riusciti finalmente, ed attraverso la musica, che è uno strumento e un'attività umana altamente aggregante, dicevo, siamo riusciti a sentirci un corpo unico. Finalmente è difficile che un istituto comprensivo, che è così denominato, diventi veramente comprensivo. Grazie alle tante attività che abbiamo posto in essere, finalmente ci sentiamo una scuola unica. E siamo talmente soddisfatti del lavoro che è stato svolto quest'anno dalla classe docente che pensiamo per l'anno prossimo di incrementare le attività che abbiamo attivato durante quest'anno scolastico e di affinare e approfondire quelle che sono le metodologie che ci hanno dato risultati in quest'anno scolastico veramente sorprendenti per certi aspetti e molto molto positivi per gli alunni e per le famiglie che hanno molto apprezzato il lavoro che è stato svolto dalla scuola. Prima rassegna di teatro classico in quella di Portigliola, rassegna dedicata al mondo della scuola con il patrocinio del comune di Portigliola e del polo museale della Calabria. Meritato successo per la prima rassegna di teatro classico scolastico al Teatro Greco-Romano di Portigliola nel Parco Archeologico di Locri e Pizzeferi. La manifestazione si è svolta il 3 e il 4 giugno 2016 ed è stata promossa dal Comune di Portigliola e dal Polo Museale della Calabria, Parco Archeologico di Locri e Pizzeferi. A calcare il suggestivo palcoscenico sono stati 150 studenti attori che hanno interpretato alcune tra le più belle opere del teatro classico e non solo. Protagonisti assoluti sono stati i giovani, che hanno incantato il numeroso pubblico portando in scena Eros di Martina Albanese, Dreaming Shakespeare di Pierpaolo Bonaccorso, Ascolta il coraggio dei sogni di Maria Pia Battaglia e ancora Le Baccanti di Euripide, tragedia fra le più autorevoli del teatro greco classico, e la rassegna si è conclusa con Romeo e Giulietta di William Shakespeare. Alla serata conclusiva ha preso parte il famoso attore Edoardo Siravo, molto amato dal pubblico della Locride, che già ha avuto modo di applaudirlo nei suoi spettacoli proprio al Teatro Greco-Romano di Portigliola.
Il sindaco Rocco Luglio, nel corso dell'ultima serata, ha rimarcato la notevole importanza di promuovere il teatro antico e il sito archeologico e ha dichiarato: «Ringrazio tutto il corpo docenti e gli studenti che hanno preso parte alla rassegna. Queste manifestazioni servono per promuovere il sito archeologico. Dunque è necessario dare nuova vita e un'anima a questi luoghi dell'antichità, altrimenti rimarranno sempre più sconosciuti e noi cerchiamo di farli rivivere». Gentile pubblico, si conclude l'ennesima puntata di 7x1, puntata che vuole essere anche un passaggio di settimana in settimana alla nuova versione estiva che ci sarà dalla prossima settimana, una versione in pillole molto più fresca e sicuramente avvincente. Un grazie al nostro editore Bruno Taverna e naturalmente alle telecamere al nostro Dario Amodeo. Da parte di Giuseppe Felivosi e di Francesca Martino, l'appuntamento è a settembre con la versione completa di 7x1.